Buongiorno e benvenuti al Cerchio della Salute. Nella puntata di oggi parleremo di Reiki con il maestro Cristiano Roganti. Buongiorno Cristiano. Buongiorno. Che cos'è il Reiki? Allora, Reiki, metodo Usui, è un percorso di autoconoscenza e autoconsapevolezza della persona. È una disciplina. Metodo Usui perché Usui è l'ideatore, il canalizzatore di questa disciplina, che trae le sue origini dal buddismo e dallo shintoismo. È di origine giapponese, la disciplina Reiki. La parola Reiki, che si racchiusa nell'ideogramma Reiki, Rei inteso come energia universale, come tutto, chi la nostra essenza individuale che ci contraddistingue come esseri unici ed irripetibili. Quindi Reiki agisce come unione tra il tutto e noi. Ecco qui che parliamo quindi di una disciplina, di un percorso di autoconoscenza e autoconsapevolezza. Quindi ci mette nelle condizioni di comprendere chi siamo, da dove veniamo e qual è la nostra funzione nel mondo. Quindi il percorso con Reiki è un percorso che parte dall'io per arrivare al nostro sé, quindi chi sono io e qual è la mia funzione nel mondo, la mia funzione nella società in cui vivo, se sto facendo la giusta professione, il giusto lavoro, se sono soddisfatto, se sono appagato. È un percorso molto È un profondo. percorso molto profondo, contestualizzato, quindi non siamo giapponesi, non siamo cinesi, siamo italiani con una nostra struttura psicobiologica da italiano e dell'era in cui viviamo. Per cui parliamo del Reiki, autentico nel lignaggio, autentico nelle iniziazioni, autentico nel percorso, ma integrato con quello che è oggi il nuovo paradigma olistico e il nuovo approccio olistico dove considera la persona nel suo insieme ed inserito nel contesto naturale e sociale in cui vive. Quindi considera la persona come una unità integrata e considerata nello specifico come unione tra corpo, mente e anima. Per questo Reiki è diviso in tappe, il percorso è diviso in tappe, il primo livello, il secondo livello, il terzo livello e l'eventuale scelta di diventare maestro, quindi di dedicare la propria vita al servizio dell'insegnamento di questa disciplina, Che è quello che hai fatto tu. che è quello che ho fatto io, sì. Ci parli un po' del tuo percorso? Sì, io sono partito da un disagio personale molti anni fa, quindi ho iniziato, ho intrapreso questo bellissimo percorso perché avevo un disagio io personale, psicofisico. Quindi sei partito alla ricerca di te. Sì, e avevo anche dei sintomi che poi sono guariti, quindi ho avuto la mia autoguarigione. Avevo dei problemi allo stomaco e dei problemi alla vista e non ero più soddisfatto del lavoro che facevo, nonostante avevo successo, moglie, figlio, Quindi era casa, un macchina, disagio esistenziale, ecco. esistenziale, poi ad un certo punto ha somatizzato queste emozioni non espresse, si sono somatizzate nel corpo. E come campanello sono venute fuori attraverso il mio stomaco, era la mia rabbia, attraverso la mia vista, perché lo stomaco e la vista sono collegati, che non esprimevo così come io avevo bisogno di esprimere la mia rabbia e tante altre cose, ad esempio. Quindi ho iniziato questo percorso che poi negli anni, inconsapevolmente, perché io non avevo poi chiesto consciamente tutto questo, è arrivata poi la chiamata e fino a che ho scelto e vivo oggi tutto il giorno Reiki,
Io non insegno Reiki, io trasmetto e vivo nel Reiki tutto il giorno. Mi sei in continua connessione con l'energia? Connessione, sì. Sono coerente, per cui ovviamente ho un certo tipo di stile di vita. Incarni quello poi che sono, incarno insegni. Quello che sono, quello che trasmetto. Appunto, come dicevamo prima, è suddiviso in varie tappe perché metto nelle condizioni l'allievo di integrare queste tappe nel tempo, che è assolutamente soggettivo. Quindi c'è chi arriva al secondo livello, al terzo livello, al master in 2 anni, chi in 3 anni, chi in 7 anni. Quindi è tutto molto soggettivo e libero. Quindi è un percorso che stimola poi qualità, talenti, autorealizzazione e soprattutto Reiki ci mette nelle condizioni di essere liberi e di saper fare le nostre scelte, perché la libertà è il potere di poter scegliere. Ok, quindi possono avvicinarsi tutti al Reiki, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle condizioni fisiche? Chiunque voglia conoscersi, partiamo dall'autoguarigione del corpo, ovviamente, perché la base, le fondamenta è il corpo. Per cui nel primo livello, che è integrato dalla psicosomatica, perché Reiki, corpo, psiche e corpo, quindi è integrato con la teoria indiana dei chakra, è integrato con la medicina tradizionale cinese, quindi Tanden, perché Reiki nasce in Giappone, ma poi nella storia di Mikao Usui, lui nel suo viaggio di illuminazione viaggia tra la Cina e l'India. Quindi si porta dietro dalla famiglia, compie il suo viaggio dell'eroe, uccide il suo drago, libera la sua fanciulla, parlando in metafora ovviamente, sì, e conquista trova il suo Graal, chi è lui, e ritorna poi nel contatto con la sua famiglia, le sue radici, e porta il suo tesoro attraverso questo viaggio, la sua illuminazione che ebbe nel Monte Kurama, dove arrivò poi Reiki, il metodo che dagli anni 80 poi si è diffuso sempre di più dall'America, nonostante nasce in Giappone, fino ad arrivare ai giorni nostri, si calcola che oltre 1 milione di persone praticano Reiki al mondo. Bene, sembra una cosa così lontana forse dal nostro modo occidentale di interpretare e intendere la vita, invece mi confermi che è molto più presente di quanto non... È molto contestualizzato, perché partiamo dall'autoguarigione del corpo fisico con il primo livello e l'incontro con il nostro bambino, la nostra bambina interiore. Il recupero dell'innocenza, il recupero della nostra autenticità, la nostra bambina, il recupero anche del gioco, il nostro cuore e la consapevolezza del nostro corpo. E ecco qui, tutti conoscono Reiki attraverso il dare e il ricevere Reiki attraverso le mani, che è la punta dell'iceberg del Reiki. Ok. Poi il secondo livello. Ne parliamo dopo la pubblicità, è tutto molto affascinante, ci vediamo tra pochissimo.